soprattutto se si tratta di due romantici sposini come voi, giusto? Giusto. Sì, devo dire che effettivamente sono estremamente soddisfatto della camera. E anche sua moglie? Sì, sì, è appena scappata. Cioè, scappava ed è andata in bagno. Vuole dire in bagno? Il bagno. E che bagno? Ma lei ha visto il bagno? No, non ancora. Comunque le assicuro che più tardi sicuramente ci farò una visitina. Che peccato. Ero sicura che lei fosse già andato in bagno. No, ma come se ne va lei, io al bagno ci vado in forza. Ma giusto per sapere se era di suo gradimento. Ma che cosa, scusi? Il bagno, è ovvio. Ah, ma mi perdoni, ma... che cosa di particolare il vostro bagno, mi scusi? Ah, ah, il nostro fiore all'occhiello e il nostro biglietto da visita. Ma davvero? Certamente, sciacquone computerizzato automatico calibrato con il peso. Lo sciacquone? Sì, e poi tazza d'avorio, composizione regolabile a piacere, destra, sinistra, su, giù. La tazza? Sì. Su, giù, destra, sinistra, avanti, marcia! C'è un bidet francese intarsiato con maioliche di carro di monte! Yeah! E per finire... scopettino con manico tempestato di diamanti! No, no, ma no! Basta con doppio idromassaggio con sistema di bloccaggio automatico in caso di incidente. Ah, bellissimo! E scommetto che c'è anche l'airbag. Ma no! No, l'EBS! Ma no, no, che dice? Soltanto che in caso di allagamento si apre un canotto.